Stiamo preparando gli Stati Generali della Montagna, un percorso partecipativo e innovativo che caratterizzerà lo sviluppo del Trentino dei prossimi anni. La Giunta provinciale ha ritenuto di condividere con i territori, con i cittadini, le politiche di sviluppo dei territori stessi. I primi incontri sono dedicati alla costituzione dei gruppi di lavoro che dovranno approfondire le tematiche che riguardano lo sviluppo del territorio trentino nei prossimi anni. In particolare ci focalizzeremo su quattro aree di intervento: la governance, lo sviluppo economico territoriale, l'ambiente e il paesaggio e l'accessibilità ai servizi. Tutti questi temi dovranno essere sviluppati tenendo sempre presente quelli che sono gli elementi fondamentali, le lenti di visione dell'intero percorso, che sono il presidio, il concetto di presidio, il concetto di identità dinamica e il concetto di sviluppo sostenibile che deve sottendere l'intero percorso. Il percorso degli Stati Generali della Montagna sarà un percorso innovativo anche per quanto attiene alle tecniche di partecipazione delle politiche pubbliche. Proveremo a conciliare da una parte la necessità di avere regole precise, dall'altra l'opportunità di lasciare liberi i portatori di interessi di esprimere il proprio pensiero. Per questo verrà individuato un gruppo guida trasversale all'intero territorio della valle di riferimento che dovrà rappresentare tutte le categorie interessate. Per questo abbiamo interpellato le categorie per avere a disposizione le persone di riferimento istituzionale dell'area: presidente di comunità, i sindaci eletti del Consiglio di Autonomia, industriali, albergatori, agricoltori, impiantisti, guide alpine, e tutti i gruppi vengono caratterizzati sulla base delle peculiarità delle singole valli. Questo gruppo di lavoro non è in realtà un gruppo di rappresentanti, ma un gruppo di facilitatori evoluti, chiamiamoli così, che devono fare da interfaccia tra l'amministrazione provinciale e i cittadini, i portatori di interesse del proprio territorio.